tutti da Sunny. Qualsiasi riferimento a fatti o a persone in questo video è puramente casuale. Buongiorno a tutti, signori e signore della giuria da Sunny Flower. Oggi un video particolare che parlo di intrigo, di canzoni intriganti. L'intrigo è una macchinazione volta a ottenere dei vantaggi e si attua anche con mezzi sleali e poco leciti. Oggi vi parlo di una canzone che io la considero la canzone più intrigante che abbiano mai scritto. È una canzone che è stata molto molto sottovalutata, io penso che neanche voi la ricordate. L'autore è Cristiano De André, che è il grande figlio di Fabri, cioè di Fabrizio De André, quello famoso di Bocca di Rosa, che scrisse come cantautore insieme ad altri autori, insieme, coautori come si può dire, scrisse questa canzone per il festival e partecipò al Festival di Sanremo dell'85. E però non è che fece molto successo, insomma lui era giovane all'epoca, pensate aveva solamente 22 anni e lui partecipò a Sanremo nelle nuove proposte, si candidò e arrivò mi pare solamente quarto e quindi penso che nessuno si ricordi di questa canzone dove vinsero mi sembra i ricchi e poveri e poi vabbè così. E poi c'era Lena Biolcati, e fu l'anno in cui c'era quella grande bionda che cantava «Innamoratevi come me», e così. E probabilmente vi ricordate più di lei che di questa canzone, magari vi ricordate che partecipò il figlio di De André, però di sicuro non ricordavate che lui cantò una canzone che io considero tra le più intriganti di tutto il repertorio. La canzone è Bella più di me e si parla di intrigo, e cioè una persona che macchinetta qualcosa per ottenere un vantaggio in modo un po' sleale. E questa è una canzone naturalmente d'amore in cui c'è lui e lei. E adesso vedrete quasi da subito chi è tra i due quello che usa e gioca in modo sleale, se lui o lei, lo vedrete subito. Mi hai dato un calcio nel cuore che lascia impronte che non vanno più via. Queste sono le prime parole di questa canzone. Allora è lei quella che ha colpito subito, e gli ha tirato un calcio nel cuore, no? Nel punto più vulnerabile del corpo. Oddio, magari se gli tirava un calcio da un'altra parte era peggio, però insomma anche avere un bel calcio, nel cuore è una cosa forte. E lui dice lascia impronte che non vanno più via, c'è quel forever, quella parola magica, non va più via. Lui non perdona, lei l'ha colpito, lui c'è rimasto ferito, tutto il cuore che sanguina, e lui non perdona lei, lui non scorda e non perdona. È come un'impronta, come un grosso animale che lascia l'impronta nella neve, indelebile, oppure un marchio indelebile, più che un tatuaggio, è un tatuaggio. Io mi sono fatta il tatuaggio sul cuore di questa freccia, tu mi hai colpito col calcio, con la freccia, col dardo. C'è tra i piedi cervello che ogni tanto
vuole dire la sua. Questa è di dubbia interpretazione, perché o vuol dire ma c'è tra i piedi e il cervello, che ogni tanto vuole dire la sua, questa E però non è stata messa. Se intendesse questo, vorrebbe dire tra i piedi e il cervello c'è la zona erogena, vorrebbe dire tu mi hai colpito al cuore, io non ti perdono, però c'è ogni tanto questa zona che si fa sentire, che vuole dire la sua. Oppure potrebbe anche significare un legame fortissimo mentale, ma c'è tra i piedi il cervello. Questo cervello che sta nel mezzo, no? Come per dire, tu mi stai sempre tra piedi, che palle. Questo cervello che sta sempre nel mezzo, c'è comunque la ragione ogni tanto che si fa sentire, c'è comunque questo legame fortissimo mentale tra lei e lui. Bellissimo, quante risposte ha, ma non ai tuoi perché. Tu sapevi più di me. Lui sa tante cose, ma non sa niente riguardo la storia di loro due. È lei quella che sa tutto, è lei, allora qui si capisce benissimo, in questo legame mentale comunque è lei che dirige il gioco. Tu hai le risposte, tu sapevi più di me, è lei quindi. Infatti sappiamo che le donne ne sanno sempre una più del diavolo, no? Lui è confuso, lui si capisce benissimo e lui riguarda la storia è molto confuso, per non dire un'altra parola, tipo rincetrullito d'amore, e lei invece è quella che fa l'intrigo. Allora abbiamo subito capito che è tra i due quella che usa delle macchinazioni per avere dei vantaggi, sicuramente lei, è lei quella che dirige il gioco, è lei quella che sa tutto. Una moneta da 100, se testa mi ami, croce non sei più mia. Guardiamo se è venuto, vabbè, si riferiva alle monete da 100 lire, guardiamo un po'. Se è venuta croce, è venuta croce, quindi no, non è più sua. È stata un po' questa canzone perché si parla delle 100 lire, che nostalgia delle nostre vecchie lire. Vabbè, è venuta, a parte è venuta croce, quindi non l'ama, ma lui è sempre più confuso e questo lo si capisce, e lui si affida addirittura al caso. Il gioco si fa sempre più duro, adrenalina pura, qui c'è il rischio totale, lui si affida ad una moneta, come prima ci si affidava alle margherite, mi ami o non mami, mami, non mami, mammami, mi ami, non mami, mammami, ecco, lui si affida alla moneta, testa o croce, testa mi ami, se viene croce non sei più mia, lui si affida addirittura al gioco della moneta. Pensate un po' come è confuso questo povero innamorato pazzo di questa donna che macchinetta tutto, insomma. L'amore da solo non ho voglia e poi non ho fantasia. Ecco, qui si arriva al clou, perché poi qui si parla appunto dell'egoismo personale, fare l'amore da solo. Io c'avevo solamente, quando andò questa canzone, era l'85, i mitici anni 80, io c'avevo solamente 13 anni e mezzo, perché era febbraio, io sono di luglio, quindi non avevo neanche 14 anni, facevo la terza media. E insomma, a me questa parola, fare l'amore da solo, cioè non è che io ero un maschietto, non è che me ne intendessi molto di masturbazione, questa roba qui, quindi per me, cioè qui si arrivava al clou proprio, che ero veramente rimasta, chissà che cosa vuole dire questo fare l'amore da solo, che non ho voglia, lui si vede, ci fa subito capire qual è la sua predilezione, preferisce, vabbè, l'amore con lei, questo è chiaro, e fa capire che non riesce ad avere fantasia o l'egoismo personale, ma agogna ad avere lei, e un gioco a due, lui vuole l'amore a due, il sesso a due, insomma, non gli piace molto il fai da te, ecco. E questo mi è sempre rimasto un po' impresso, ecco, lui appunto di questa canzone, in questo momento,
qui è un po' che si va proprio sull'erotismo puro, no? Fare l'amore da solo non ne ho voglia e non ho fantasia. Se non ti cercavo, tu non c'eri mai. Troppo diversi o troppo uguali, dillo tu che c'eri più di me. Allora, troppo diversi o troppo uguali, qui appunto il gioco si fa appunto sempre più duro e in questo gioco delle volte si sentono uniti, sono come uguali, sono come tutt'uno, oppure troppo diversi, delle volte si sentono uniti, lui si sente unito a lei, delle volte invece la vede lontano, lontano, lontano mille miglia, cioè delle volte... È come se ci fosse un accordo, secondo lui, e questo sta in tutto il gioco di lei. Delle volte gli fa sembrare questo gioco di luce e di ombre, no? È tutto lei, che manovra, che con le luci, come fa tutti questi giochetti. Delle volte gli fa sembrare che siano uniti uniti. Poi tutto a un tratto lei si discosta, anni luce da lui, no? E gli tira il colpo, no? Praticamente. Ecco. Oh, ecco, qui si arriva al ritornello, proprio il massimo dell'intrigo. Bella più di tanto anche quando si faceva notte in bianco. Bella più di tanto adesso che sei di fronte e non di fianco. Allora, ma vi rendete conto? Cioè, con il cavolo che uno vede bella una donna quando... È andato in bianco e lei c'ha il mal di testa e la si è negata, no? Magari lui ha preparato una bella cenetta, ha messo anche tutti i fiori sul letto, poi c'è le candele, no? Magari gli ha fatto anche una cenetta a base di pesce afrodisiaco, le ostriche, lo champagne, questa roba qui. Arriva sul clou, lui tutto carico, no? Tipo leone, così. E lei, no caro, scusami amo, però c'ho un mal di testa oggi, non posso fare niente, scusami, ma è un momento no, sai, lo sai noi donne, beh, mi dispiace caro, buonanotte, vado subito a letto perché sono anche stanca. Cioè, ma questo è proprio ricitrullito, fessato, ma lui la vede bella, quel cavolo che uno la vede bella quando questa gli dice amo c'ho un mal di testa. Cioè, col cavo, questo è proprio ricitrullito, è proprio partito di testa. Ma non è una bellezza dell'aspetto fisico. Io tronista, io bella come un tronista, tu Claudia Schiffer, oppure specchio specchio delle mie brame. Chi è più bella chi è la più bella del reame? Io, Ken, oppure lei, la Barbie? Com'è la Barbie? Com'è più bella la Barbie? No, non è giusto. Quindi non è una gara tra di loro, cioè una gara dell'aspetto fisico. Lui la vede bella in un'altra maniera, non è la bellezza fisica. Lui la vede bella in senso regale. Lei è la regina incontrastata di cuori, la regina di cuori. Lui vede la sua forza, la sua regalità. E questa, secondo me... Il più bella, tu sei più bella di me, eh? Non nel senso dell'aspetto fisico. Infatti che bella più di me significa tu sei la vincitrice, lo dice quando dice sulla tua faccia una sfida, se io perdo la vittoria è la tua. Cioè qui si capisce benissimo che il bella più di me si intende tu sei la vincitrice e io il perdente. Cioè lui parla di sfida, se io perdo la vittoria è la tua. Cioè lui ancora non ha capito perché è confuso, ma non ha capito e lui ha già perso. E lei è la vincitrice, di sicuro, la regina del cuore, capito? Poi dice in musica e parole, è una storia che conosci più di me. Ecco, è bellissimo perché qui c'è la forza della poesia, la forza della musica, è chiaro, qui c'è il punto di vista del cantante, che c'è la musica e la poesia che lui mette come collante alla loro storia.
No, e questo cioè, di sicuro i cantautori che vivono di musica, loro la mettono da tutte le parti e qui c'è la forza della musica come anche quando i poeti fanno le poesie d'amore, no? E compongono delle poesie, cioè loro mettono la forza della poesia e la forza appunto anche della musica per coronare una storia d'amore. È bellissimo, no? Cioè, proprio tutta la vena poetica proprio. Ecco, e poi c'è di nuovo il solito ritornello, bella più di me, bella più di me. E insomma, e questo, e qui finisce la nostra bellissima canzone, che io appunto penso sia una delle canzoni veramente più provate, ecco, più intriganti. Provate ad ascoltarla quando calano le prime ombre della sera, no? Adesso sul tardi, oppure di notte, provate ad immaginarvi lui, lei, questa regina di cuori, lui poverino, tutto pazzo, ricitrullito d'amore, insomma, ma ci sono tanti comunque di cantanti che hanno visto le donne sempre come le diavolesse. Come si dice, le diavole, queste cose qui, cioè ci vedono sempre un po' come la Eva del peccato e questo povero omettino tutto che rimane un po' ma regina di cuori, tra mille colori, vi saluto a tutti quanti, sanni, 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 ciao, ciao, ciao.